che cambia siamo noi. La prima idea del progetto era la città degli arti e dei mestieri. Sì. L'avevamo un po' schematizzato questo progetto. Poi invece, grazie proprio all'incontro fra le associazioni, abbiamo scoperto che la nostra ricchezza è maggiore della nostra immaginazione. Riusciamo ad avere dei sogni che aggiunti diventano sogni più grandi e probabilmente anche realizzazioni che si faranno. Associazione costituita nell'inizio 2013 con l'intento ben preciso di recuperare questa parte del territorio da un uso indebito dovuto principalmente a scarichi di materiale etile usata a discarica. Tutto ha avuto inizio con la richiesta fatta al municipio di un permesso per fare una bonifica anche con l'ausilio di mezzi pesanti. Noi quando siamo entrati in quest'area abbiamo sostanzialmente portato via circa 3,5 tonnellate di immondizia. Intanto avevamo pulito, abbiamo presidiato il territorio con le coltivazioni, che era una forma per cercare di proteggere l'area. L'associazione ha cercato da subito, appena costituita, di coinvolgere la cittadinanza che affaccia sul territorio, convinti che fossero i più interessati a recuperarlo. E la risposta è stata immediata, fortissima, e in breve tempo siamo arrivati a 250-300 soci che con appuntamenti settimanali ogni sabato è stata bonificata tutta l'area e sono stati costituiti inizialmente 60 orti. Poi adesso ne abbiamo aggiunti altri 40. Che gli orti urbani sono un mezzo sicuramente di promozione e anche di sottolineatura di quelle che sono le difficoltà economiche di alcune famiglie, però dall'altra parte sono anche, diciamo, un mezzo per fare un discorso ecologico. C'è un tentativo fortissimo di portarci bambini, scuole, abbiamo fatto un orto didattico, abbiamo una serra attiva su cui sperimentare. Fondamentalmente non è soltanto un discorso di fermare il cemento e essere contro, ma è un discorso proprio di riappropriazione di un territorio e attraverso questo territorio fare una socialità educativa. Quindi per ogni settore di intervento noi cerchiamo di promuovere quello che è il senso dello stare al mondo, tra virgolette. E abbiamo sempre pensato che l'orto fosse uno strumento per creare incontro, aggregazione, per cui da subito abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni del territorio presenti, anche con caratteristiche molto diverse dalle nostre. Noi siamo nate 2 anni fa come associazione e abbiamo deciso di lavorare fin da subito all'interno degli orti urbani Tre Fontane, conoscendo già questa realtà nel territorio, e abbiamo iniziato presentando dei percorsi educativi per i bambini. Noi ci occupiamo fondamentalmente di outdoor education. Abbiamo deciso di proporre in via sperimentale dei laboratori per ora. Poi, insieme agli orti urbani Tre Fontane, ci siamo seduti a tavolino e abbiamo deciso di creare un progetto molto più grande, la cui idea è che sia costruita all'interno di questa terra di mezzo, che sarebbe la terra che accomuna i 2 orti. Il primo orto, che è questa parte qui che vedete dietro di me, che è nato appunto 3 anni fa, e i nuovi orti, che stanno dall'altra parte, che sono nati l'anno scorso, al cui interno si costruirà questa comunità educante. Quello che noi vorremmo è che questo centro diventi un punto di incontro e di riferimento per tutta la comunità e per tutto il quartiere, che quindi venga vissuto e venga, le proposte vengano elaborate proprio dalle persone che poi lo vivranno. Una comunità educante che partirà quindi dai bambini per arrivare fino agli anziani. Con rispondere a quelli che sono i bisogni di questo territorio e delle famiglie e delle persone che ci vivono.
È evidente che quando riesci in un territorio a sviluppare un'attività di questo tipo, sei anche pronto a ricevere quegli stimoli che altre associazioni e altri gruppi di persone ti danno. Per esempio, appunto, l'associazione Viandante, noi riceviamo e abbiamo già un'esperienza triennale di pena alternativa, cioè di reclusi che come pena alternativa riescono ad avere la possibilità di venire a lavorare agli orti urbani. Ragazzi venuti qua a fare l'attività mentre vivevano in regime carcerario, per cui venivano a fare la pena alternativa, finita la pena alternativa sono tornati qua come soci, si sono iscritti, hanno adesso l'orto insieme a noi, diciamo ha portato a compimento completo un discorso di reinserimento sociale. E dall'altra parte due associazioni che si occupano di disagio psichico e che quindi usano l'orto come terapia alternativa. Questo è chiaro che poi mette in contatto delle persone anche con degli strati sociali che in genere sono emarginati e che invece negli orti ritrovano un contatto, a volte positivo, a volte negativo, ma diciamo se non altro diciamo, ci si accorge di quello che è l'intorno. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.